Domenica, questa escursione naturalistica, spieghiamo anzitutto il significato dell'iniziativa e quale messaggio vuole mandare. Allora, il messaggio che vogliamo trasmettere con questa escursione riguarda la sensibilizzare le persone, chi è, diciamo così, interessato a un mantenimento del discorso della montagna per quanto riguarda il comprensorio sciistico che viene avanti ancora, credo, in modo molto prepotente in questo momento qui. Per diciamo così, sviluppare un certo tipo di turismo che secondo noi è un turismo che ha praticamente fatto il suo tempo. Noi chiediamo invece che gli stessi ragionamenti vengano fatti con un turismo alternativo. Questo non esclude la possibilità di poter sciare di nuovo in montagna, ma sicuramente non più di devastare la montagna come è già stata fatta oltretutto nel luogo dove noi andremo a visitare. Noi chiediamo di partecipare a questa camminata appunto per toccare con mano quello che veramente è la bellezza di questa montagna e la sua salvaguardia. Poi naturalmente chiediamo anche che si possa ragionare e discutere di turismo sempre in alta valle naturalmente, perché la crisi porta anche a fare ragionamenti seri in questo momento qui, e questo non ci sembra uno dei punti di forza per superare questa crisi. Secondo noi ci sono altri argomenti che ne abbiamo già anche discusso e ragionato in convegni, in assemblee e via dicendo. Ecco, questa camminata appunto dovrebbe avvicinare un pochino la gente a un maggior rispetto di quello che la montagna chiede. Diamo anche qualche indicazione sui punti di partenza e il punto d'arrivo. Allora, i punti di partenza sono praticamente due, ciò non toglie che poi uno può scegliere anche di partire da altre località. Partiamo da Boario Spiazzi, seguendo la strada che porta verso la Val Sedornia e poi si sale verso il lago Spigorel. L'altra è partire dalla partenza alle 8 di mattina, praticamente in località Belvedere, dopo bisogna trovare il modo di parcheggiare le macchine, però gli spazi ci sono. Ecco, l'altra partenza invece è dalla Nona di Vilminore, e si sale verso il Passo della Manina, si incrocia il sentiero delle Orobie e naturalmente poi ci si trova tutti al lago Spigorel verso le 11:30. Qui ci sarà un breve intrattenimento da parte degli organizzatori. Ci sarà Davide Sapienza, lo scrittore Davide Sapienza, che leggerà, illustrerà delle sue letture, facendoci approfondire anche proprio il tema della montagna e il rispetto della natura.